Buonasera. Dollaro in picchiata su tutti i mercati valutari. In Italia è sceso sotto le 1300 lire, è stato quotato 1291 lire, 24 in meno rispetto a venerdì, un livello che non raggiungeva da 5 anni, dal maggio del 1982. C'è tensione sui mercati dei cambi, il marco tedesco si è rafforzato ancora, il Giappone ha chiesto un vertice dei 5 paesi maggiormente industrializzati. A far scendere ulteriormente il dollaro è stata una notizia pubblicata dal settimanale americano Newsweek. Il tesoro degli Stati Uniti, secondo Newsweek, giudica adeguata una valutazione del dollaro inferiore di un altro 6% rispetto alla quotazione di oggi. Scuola e sanità nell'occhio del ciclone. Una serie di scioperi per i rinnovi dei contratti di lavoro paralizzano da oggi alla fine del mese due settori vitali. I medici, che chiedono più soldi e più potere, bloccano oggi e domani i servizi ospedalieri, i laboratori, i reparti di radiologia e anestesia. Sono in sciopero anche i veterinari che in molte città sono stati precettati per impedire il blocco dei mattatoi e dei mercati del pesce. Mercoledì e giovedì si astengono dal lavoro i chirurghi. Venerdì e sabato sarà la volta dei diversi specialisti di medicina. Gli scioperi proseguiranno nella prossima settimana. Acque agitate anche nel mondo della scuola. Sindacati confederali e autonomi dello SNALS, che hanno trovato una unità d'azione, hanno stilato un calendario delle agitazioni che giorno per giorno prevede il blocco di alcune ore di lezione prima dello sciopero generale del 30 gennaio. Docenti e non docenti chiedono un nuovo inquadramento economico e l'avvio del riequilibrio con altri settori del pubblico impiego. Commosso addio a Renato Guttuso, il grande pittore scomparso ieri. In mattinata c'è stata una solenne cerimonia a Roma. La personalità e l'opera di uno dei protagonisti per tanti anni della cultura italiana sono state ricordate da Natta, Bo e Moravia. Nel pomeriggio l'estremo saluto della sua terra natale, Bagheria, dove è stato sepolto. Vediamo il servizio che ci arriva dalla Sicilia. Eccolo. Renato Guttuso è stato accolto così per il suo ritorno definitivo alla terra natale da Bagheria, dalla Sicilia, punto di riferimento costante della sua arte, con i colori violenti, gli umori, i contrasti. Una folla impressionante di amici, personalità del mondo della cultura, della politica e dell'arte, gente umile si è stretta intorno al feretro, nella chiesa della matrice incapace di contenerla tutta e nella grande piazza antistante. Il rito funebre è stato celebrato da Monsignor Giovanni Muratore. Quasi al termine ha parlato il cardinale Pappalardo, che ha ricordato i suoi incontri con il grande pittore. Non posso dimenticare, ha detto, le sue lettere percorse da uno spirito profondamente cristiano. Un brano di una di queste, ha detto, mi ha toccato così intensamente che l'ho riportato per intero nella mia esortazione pastorale. Il cardinale ha proseguito rievocando la scena dell'entrata di Gesù a Gerusalemme nella Domenica delle Palme, illustrata da Guttuso per il grande evangeliario che è in corso di pubblicazione. A me piace immaginare, ha concluso Pappalardo, che fosse proprio di Guttuso una delle tante mani protese verso le fattezze del Cristo che ci auguriamo lo abbia accolto nella sua Gerusalemme celeste. In Piazza della Matrice il sindaco di Bagheria, il figlio adottivo e vecchi amici hanno ricordato la figura dell'uomo e dell'artista, del cantore della libertà, del combattente indomito contro ogni forma di avvilimento dell'individuo. Quindi in corteo le spoglie del pittore sono state accompagnate al cimitero dove saranno tumulate domani nella tomba di famiglia. In molti hanno sussurrato che la terra ti sia lieve, Renato. E passiamo alle notizie dall'estero. La guerra Iran-Iraq è entrata in una fase molto drammatica, almeno così sembra. Gli iraniani che hanno lanciato una nuova offensiva sul fronte sud, a ridosso di Bassora, la seconda città dell'Iraq, starebbero avanzando lungo lo Shatt el-Arab, conquistando un'isola dopo l'altra. Il grosso dell'esercito, secondo i bollettini di guerra di Teheran, sarebbe attestato a una decina di chilometri da Bassora. L'Iraq però afferma di essere in grado di respingere qualsiasi attacco e risponde bombardando alcune città iraniane. 11 grandi città sono state bersaglio di incursioni aeree. Nei bombardamenti sono morte centinaia di persone. Dagli Stati Uniti è venuta una smentita a un loro intervento a fianco dell'Iraq nel caso di una conquista di Bassora da parte dell'Iran. Non è vero comunque, sostengono fonti dei servizi segreti americani, che gli iraniani stiano per conquistare questa città. Nonostante Teheran si ostini a dichiarare il contrario, aggiunge sempre questa fonte dei servizi segreti americani, il suo esercito non è riuscito ad ottenere alcuna vittoria consistente.
Afghanistan. Si cerca una via d'uscita, ma la soluzione appare estremamente difficile. Il numero uno di Kabul, Najibullah, moltiplica i gesti di apertura per tentare di mettere in pratica la sua politica di riconciliazione nazionale, ma la tregua attuata unilateralmente da 4 giorni da forze governative afghane e dai sovietici è stata respinta dai campi della guerriglia. Ci sono stati scontri e combattimenti vicino alla capitale e in altre parti del paese. Le notizie però sono a volte contraddittorie. Kabul e Mosca sostengono di avere dalla loro parte le tribù di frontiera, mentre fonti della resistenza dei Mujahideen affermano che truppe sovietiche starebbero sostituendo quelle afghane ai confini con il Pakistan e con l'Iran per tagliare i rifornimenti ai guerriglieri. E voltiamo pagina, passiamo allo sport. 3 avvenimenti in primo piano. Il rally di Monte Carlo con la Lancia al comando, un'appassionante tappa della Parigi-Dakar e gli internazionali d'Australia di tennis. Vediamo il servizio di Marco Franzelli. Si consolida sempre di più la posizione delle Lancia Delta HF in testa al rally di Monte Carlo. 3 macchine della casa torinese ai primi 3 posti dopo la seconda tappa, con il francese Sabi che precede di 7 secondi il finlandese Kankkunen e di 9 Massimo Biasioni. 4° staccato di oltre 3 minuti il tedesco Rohrl su Audi. I piloti della Lancia si sono aggiudicati tutte e 5 le prove speciali in una giornata che è stata caratterizzata da neve, ghiaccio e nebbia. Cambia il panorama, siamo alla Parigi-Dakar, ma gli italiani rimangono in evidenza. Franco Picco su moto Yamaha si è aggiudicato la 17ª tappa in Mauritania. Nella classifica generale è ora passato al 4° posto, preceduto da Orioli su Honda. Il francese Oriol su Kajiva Ducati mantiene invece la 1ª posizione. E trasferiamoci ancora di continente, eccoci in Australia, dove proseguono gli internazionali di tennis. Qui vediamo il cecoslovacco Ivan Lendl, che si è qualificato per i 1/4 di finale, ma ha dovuto faticare più del previsto contro lo statunitense Dan Goldie, perdendo addirittura un set. Lendl finora non è mai riuscito ad aggiudicarsi un torneo di primo piano su campi in erba come sono quelli di Melbourne. Nei 1/4 Lendl incontrerà lo svedese Jarrid. Elle, la popolare rivista femminile francese, sarà pubblicata anche in Italia e questo è il frutto di un accordo tra gli editori Rizzoli e Hachette. L'edizione italiana di Elle segue quella americana, inglese e spagnola. E siamo in chiusura, diamo come di consueto un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo subito le immagini che ci arrivano dal satellite. Si vede il graduale rasserenamento che subentra alla nuvolosità ormai residua connessa alla depressione sullo Ionio. Per domani, nella logica di questa tendenza, gli annuvolamenti tenderanno a mantenersi consistenti soltanto al sud della penisola e sulla Sicilia, dove potrebbero verificarsi isolati rovesci. Sulle altre regioni, nuvolosità variabile, mari generalmente mossi, con moto ondoso in attenuazione. La temperatura si abbassa. E concludiamo qui, tra poco c'è lo speciale TG1 che questa sera, la 2ª puntata, sarà dedicata ai problemi energetici. Vedo qui già in studio gli ospiti pronti con la Volpe e con la Volpe. Qual è il tema preciso della puntata di questa sera? Quali sono le altre fonti, oltre il nucleare, quelle più sicure, quelle più economiche, quelle che ci possono così far sperare in un avvenire diverso, oltre insieme, oltre il nucleare? Sono pareri diversi e noi questa sera sentiremo. Bene, grazie. Allora tra poco appuntamento con lo speciale TG1. Buonasera.